Buon salvone, appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Iclivato Tranuel su YouTube e Loculus Game su Twitch. E questo è l'ottavo episodio della nostra carriera con il Cagliari Calcio, che sta andando in maniera incredibile. Abbiamo il Cagliari in terza posizione, due sole lunghezze dalla prima in classifica. Il nostro obiettivo, vi ricordo, è semplicemente arrivare ai quarti, quindi siamo proprio messi benissimo, come anche ci segnala questo bel 10 della nostra dirigenza. Le nostre partite di oggi, di questo episodio, saranno Hellas Verona in Coppa Italia, Bologna in campionato e Udinese. Attenzione, dobbiamo cercare di fare più punti possibili, almeno 3 o 4 punti, perché dopo sarà veramente dura. Ci avremo la seconda in classifica, la prima in classifica e la quarta in classifica, quindi immagino che nel prossimo episodio potremo addirittura finire per la prima volta, da quando porto FM, con 0 punti. Vediamo come fare allenamento, qualche dritta veloce sull'allenamento. Personalmente programmo le mie settimane di allenamento in base a quelli che sono gli avversari che vado ad affrontare. Se incontro dei big match, tipo Milan, Juve, Inter e compagnia bella, chiaramente mi vado a studiare quelli che sono i punti di forza di queste squadre e cerco di rafforzare quelle che sono le mie debolezze. Ma in questo caso Verona, Udinese e Bologna sono squadre alla nostra portata, sono squadre che se giochiamo bene possiamo metterle in difficoltà, quindi magari non le vinceremo tutte, però perlomeno quando incontro squadre di questo tipo cerco di rafforzare invece i miei punti di forza più che concentrarmi sui miei punti di debolezza. Quindi sicuramente andrò a mettere un attacco di prima, un attacco sulle fasce, perché appunto voglio rafforzare la mia manovra offensiva, e metterò sempre ogni settimana almeno una sessione in tecnica finalizzazione. Perché? Perché in questa beta, lo sappiamo, a tu per tu i giocatori tendono a sbagliare, ma comunque la tecnica in finalizzazione vi consiglio di metterla sempre durante la settimana, perché vi aiuta appunto a essere più cinici sotto porta. Un'altra cosa che vi consiglio sempre di fare nelle sessioni di allenamento è mettere, soprattutto inizio stagione, la sessione extracurricolare in rafforza legami, in maniera tale che fate in modo che i giocatori riescano a trovarsi meglio in campo nel corso della partita. E un'altra cosa che va assolutamente fatta è togliere le partitelle quando il computer ve le mette in una settimana in cui c'è già uno scontro. Non ha alcun senso mettere una partitella durante una settimana in cui c'è già una partita ufficiale. Se invece, chiaramente, capita quel momento della stagione in cui ci sono le nazionali, la partitella la potete mettere, o ancora meglio vi potete creare una amichevole, perché è una partita un po' più sentita e potete sicuramente trarne più beneficio. Certo, con la partitella magari evitate che ci siano scontri troppo duri, che magari ci potrebbero essere in una partita ufficiale, anche se la nostra esperienza reale ci dimostra che alcuni giocatori si fanno male anche in una partitella. Di sicuro bisogna comunque correggere gli errori che ogni tanto fa il PC. Qui ci ha messo, dopo l'Hellas Verona, due sessioni di allenamento. Ora, chiaramente, dopo aver fatto una partita, anche nella realtà, i giocatori sono stressati e i loro muscoli, le loro energie mentali sono venute meno. Quindi l'unica cosa che bisogna fare dopo una partita, qualsiasi essa sia, anche se in questo caso si tratta di Coppa Italia, bisogna mettere una sessione in riabilitazione. Quindi questa sessione qua la dovremo mettere qui. E poi chiaramente metteremo anche una sessione di revisione della partita per valutare quelli che sono stati gli errori che abbiamo eventualmente commesso durante la partita. Io adesso cambio queste due settimane e poi magari discutiamo, semmai, di qualche sessione che ho messo che reputo importante. Vado avanti e poi ci rivediamo. Come vi avevo anticipato, in questa settimana in cui incontriamo il Verona ho aggiunto sia il rafforza legami, sia ho messo la riabilitazione, sia ho tolto la partitella e poi ho messo sia la finalizzazione, sia un paio di sessioni anche sui calci piazzati, quindi punizioni e rigori. Rigori soprattutto prima di una competizione come la Coppa Italia, che appunto è uno scontro diretto, servono sempre. Anche in questa settimana ho messo un rafforza legami, un tecnica in finalizzazione, come faccio sempre, ma soprattutto ho messo un calcio di punizione offensivo e un attacco sulle fasce, perché chiaramente i miei avversari sono avversari alla portata e quindi ho puntato, come vi dicevo, sulle mie di qualità. L'unica cosa che dovete tenere presente, mi raccomando, qui l'intensità non deve mai essere alta. Chiaramente è rossa perché ci stanno le partite e vabbè, però nel resto della settimana fate in modo che questa barra verde sia sempre scura, non diventi chiara. Vi faccio un esempio: se ora qui mettessi un attacco di prima, vedete, diventerebbe un verde acceso. Dovete evitare che questo verde sia presente. Per togliere una sessione, chiaramente andate qui in fisico e mettete riposo e togliamo questa
sessione aggiuntiva che porterebbe qualche rischio di infortunio in più. Bene, non mi resta altro da fare che dirvi di andare sul riposo per quanto riguarda l'allenamento, mettere doppia intensità sopra il 90% di condizione, intensità normale tra l'80 e il 90, e mettere invece mezza intensità tra il 70-79 e tra il 60-69. Poi qui c'è sempre scritto né palestra né campo, già di base ve lo mette il PC. Adesso però andiamo a vedere come gioca il Verona. Ehi gamer, facciamo un gioco. No, quella è la pubblicità di un'altra cosa. Però un gioco lo voglio fare lo stesso. Su Instagram posto degli attributi di un giocatore. Non metto il nome, vediamo chi di voi lo azzecca, perché è uno dei due acquisti che abbiamo fatto per gennaio, che ho fatto per gennaio. Vediamo se qualcuno di voi ci azzecca. Andiamo a vedere il Verona. La sfida con l'Hellas Verona si ripropone un'altra volta a Sardegna Arena, l'abbiamo già affrontata in campionato sempre in casa, però sappiamo quindi già come giocano, ho già fatto un'analisi completa quando li abbiamo incontrati in campionato, quindi vado un po' più veloce oggi, mi soffermo soprattutto sulla loro impostazione tattica, dando dei consigli quando si incontrano squadre di questo tipo che vogliono giocare palla a terra, vogliono mantenere il pallino del gioco, visto che si presentano con uno stile di possesso. I pericoli maggiori che possono arrivare da una squadra come il Verona sono dai due giocatori che giocano più esterni, ovvero Ajapong e Lazovic, che chiaramente si spingono in avanti, soprattutto Ajapong andrà a fare parecchie volte in avanti e indietro perché ha maggiore resistenza e anche perché è messo come terzino fluidificante, a differenza di Lazovic che fa l'esterno completo. C'è però una differenza tra i due giocatori: mentre Ajapong è più pericoloso palla a terra perché ha grande dinamismo, ancora più di Lazovic, non è pericoloso quando deve essere servito. Perché? Perché lui non ha né senza palla né intuito, quindi non si sa far trovare nel posto giusto al momento giusto quando deve essere servito. Però, ripeto, va bloccato subito, va aggredito subito quando invece ha palla a terra. Lazovic invece ha maggiore intelligenza tattica, anche se non in maniera eccessiva, perché ha un senza palla pari a 13, quindi vuol dire che lui può sapersi far trovare nel posto giusto al momento giusto per ricevere il pallone e attaccare. Anche lui è messo molto bene a livello atletico perché c'ha 14 in accelerazione e 14 in velocità, anche se pecca un po' in agilità, quindi sul posto potrebbe essere un po' macchinoso quando si deve girare appunto sulla sua mattonella. La resistenza non è elevatissima, quindi non può fare continuamente avanti e indietro ed è per questo che non è stato messo come fluidificante. Se noi riusciamo a bloccare Ajapong e Lazovic con degli attaccanti esterni, con delle ali d'attacco, abbiamo però fatto solo una parte del nostro lavoro. Dobbiamo anche fare in modo che la palla non arrivi a questi tre uomini che potrebbero essere lanciati in profondità comunque da palle provenienti dalla linea difensiva o comunque dai centrocampisti difensivi. Attenzione, Veloso non sa mettere le palle alte, c'ha solo 8, quindi non sarà tanto un problema lui. Lui sicuramente proverà a passare a Lazovic. Arambatti invece un minimo in cross ce li ha, c'ha 12, quindi lui potrebbe lanciare la palla in alto. Quindi noi dobbiamo mettere anche un bel centrocampo fornito in maniera tale che non facciamo arrivare questi filtranti a questi tre uomini davanti, perché Bess è chiaramente un fine palleggiatore. Qui è messo come regista avanzato perché ha visione di gioco, tecnica, passaggi, però sa anche dribblare un minimo l'uomo, c'ha fantasia, quindi sa vedere cose che altri non vedono, potrebbe mettere un passaggio filtrante proprio per Stepinski, o quantomeno dialogare soprattutto con il suo compagno di reparto che è Verre. Attenzione, non è finita qui, perché lui ha anche la skill, prova finte e mosse a sorpresa per scartare l'avversario, va temuto assolutamente. Nei momenti in cui la palla arriva a Verre, anche lui è un giocatore che sa passare, c'ha visione di gioco anche lui, c'ha tecnica, c'ha passaggi bassi. Però lui è pericoloso anche da lontano perché c'ha 15 in tiro da lontano. Ecco perché vi dicevo, non dobbiamo fare in modo che la palla arrivi a questi due. Attenzione Verre, c'ha anche tira con potenza, quindi attenzione a non farsi trovare impreparati, a tenere una linea difensiva bella concentrata. Stepinski è chiaramente un classico centravanti, lui attacca la profondità, c'ha accelerazione, velocità, non ha un'elevata resistenza ma non è un problema, sa muoversi anche quando non ha il pallone tra i piedi, la fila di azione non è altissima, se non mi sbaglio ha perso persino un punto rispetto all'anno scorso, però c'ha colpi di testa, c'ha forza, ha una bella altezza, ha un discreto peso. Io ce l'avevo l'anno scorso a Chievo Verona quando ho fatto la season su FM19 con il Chievo, dove abbiamo vinto campionato al primo anno e Champions al secondo anno. Se ci spostiamo sulla zona di campo coperta possiamo verificare che loro attaccano soprattutto sulla tre quarti, lo vediamo anche perché c'è una fitta rete di passaggi proprio in questa zona qui, ma attenzione, sempre sulle zone di copertura possiamo vedere che
bloccando appunto i giocatori che salgono dalle fasce, noi gli blocchiamo la maggior parte dell'intensità di creazione del gioco. All'andata ci siamo piazzati con un bel 4-3, abbiamo aggredito le fasce e abbiamo anche coperto la linea mediana. Stavolta però, siccome non posso permettermi di mettere titolari perché li voglio utilizzare in campionato, metterò un 4-2-3-1 in maniera tale che con una mentalità un po' meno aggressiva riusciamo comunque a mantenere il pallino del gioco con il possesso anche noi grazie alle doti di Lovromaier. Ci mettiamo comunque due giocatori sulla linea mediana per bloccarli e chiaramente sfruttiamo sempre le fasce con Trincao a destra, Esposito a sinistra, che l'ho utilizzato poco quest'anno, però lui si muove molto bene, quindi si sta allenando anche bene. Voglio assolutamente provarlo come esterno, visto che in attacco ci abbiamo un sacco di uomini e non posso quasi mai provarlo lì davanti. Tra l'altro davanti ci metto Cherry perché voglio vedere se almeno può essere pericoloso lì davanti, altrimenti se non funziona nemmeno oggi dovrò venderlo, perché non so proprio dove metterlo visto che è un po' lentino. Andiamo a vedere che combiniamo. Rimessa laterale per il Cagliari con Wagnoman che la passa a Valukiewicz. Valukiewicz ancora per Wagnoman, perdono palla sull'attacco di Verre, mi sembrano molto aggressivi. Attenzione Bessa da davanti, da solo, è partito da dietro il tiro di Bessa, la paratona di Cragno. A me sembrano un po' più offensivi di quello che sembrava all'inizio. Secondo me hanno una mentalità molto più aggressiva rispetto all'andata, perché sono partiti subito a bomba con un inserimento verticale e devo stare più attento allora. Istruzioni squadra, non posso avere questo assetto troppo in avanti, devo abbassare un po' il baricentro. Solo che l'unica cosa che posso fare attualmente è cambiare modulo, non posso fare altro, devo mettere quello di Conte, che io non volevo utilizzare perché i terzini fluidificanti secondo me sono rotti e andrebbero aggiustati, però l'unica cosa che posso fare è abbassarmi, oppure mettere il 4-3, però dovrei mettere qualche titolare di troppo e non voglio fare tante substitution, quindi levo Trincao, metto Corbo, Esposito lo metto davanti, ovviamente Maier chiaramente in questa posizione sarebbe esagerato, Oliva come incontrista va bene, Nandez ce lo mettiamo lì, Faragò qui è perfetto perché così ha anche la possibilità di avanzare, Kumbula è già ammonito e qua prevede una bella espulsione. Come attaccante che presta Cherry non ha movimenti per fare quel ruolo lì, d'altro canto questo in aggressività c'ha solo 10, sfruttiamo almeno il dinamismo di Esposito, la giovinezza di Esposito per andare ad aggredire l'avversario e magari Cherry più avanti, più vicino sta alla porta visto che è lento, più occasioni potrà avere. Mettiamola così, poi magari dovremo probabilmente togliere Cherry e aggiungere magari un Kwame. Lovromaier sul calcio d'angolo, palla in area, Kumbula la recupera ma Lovromaier ha sbagliato l'intervento. Kumbula al centro ancora per Cherry che la mette dentro Cherry, non ti azzarda ad annullarlo, non ti azzardo aria ad annullarlo, niente silent check, ottimo, grande Cherry. Io l'ho detto, Cherry se non mi fa una buona partita lo vendo, lui ha capito che non vuole abbandonare la baracca e qui ha detto Lucullus ci penso io, dammi la possibilità. La possibilità l'ha avuta di rapina. Oh, finalmente un gol che a tu per tu non viene sbagliato. Perché il gol a tu per tu, se ci fate caso, viene sbagliato in questa beta, soprattutto quando è lanciato il giocatore a rete. In questo caso non era lanciato a rete, ma stava nella mischia e bastava un semplice tocco. Chiaramente aveva 7 metri e 32 e l'ha colpita bene. Grande Cherry. Davidovic per Gunter. Gunter indietro per Radunovic, perché il Verona si muove in maniera intelligente, se non vede uno spiraglio parte da dietro. Allora Bocchetti per Veloso ferma tutto a Faragò e lancia addirittura Esposito, in area di rigore Esposito prova il tiro, da lì non si segna mai a meno che non ti chiami Mattiello e quindi la palla viene buttata in avanti. 1-0 il primo tempo per il Cagliari, non stiamo giocando benissimo, il possesso non è per nessuna delle due squadre, i feedback non sono buoni per nessuna delle due squadre, i tiri in porta sono più o meno simili, quindi insomma è una brutta partita, ma ci sta perché chiaramente abbiamo fatto un turnover completo e voi non fate mai il turnover completo, fatelo parziale quando ci sta una partita che secondo voi è più semplice, perché i giocatori se non si sono mai trovati bene, se non hanno mai avuto la possibilità di trovarsi bene in campo perché non giocano mai insieme, almeno quelli di riserva, rischiano poi di non trovarsi neanche in campo e fare le cose giuste. Attenzione a Faragò che va al tiro in area di rigore, diagonale pazzesca di Faragò, perché i terzini quest'anno sono fenomenali. Io l'avevo detto, i terzini, soprattutto quelli fluidificanti, sono rotti. E io non volevo utilizzarli, vi ripeto, evito sempre di utilizzarli, ma purtroppo in questo caso era l'unica mossa che avevo. Perché? Perché dovevo fare altrimenti troppi cambi, avevo puntato tutto sulle riserve e non stavano funzionando, ho dovuto per forza sfruttare i fluidificanti.
Vabbè, se è rotto Valukevic era una cosa ovvia. Io metto Erel perché non voglio rischiare Trostekong. Tolgo Kumbulla, metto Trostekong perché non voglio beccarmi un altro ammonito. Direi che per il resto va bene così. Oliva, guarda che ci sta un giocatorino da solo qui, signor Faragò, che ha già segnato, male servitelo. No, servono Wagman in area di rigore. Wagman fermato in maniera regolare da Giappone, che ha rischiato di commettere un fallo da rigore. E poi il rilancio al centro di Wagnoman, ha azzeccato un cross pazzesco Wagnoman, che me li sbaglia sempre. Se avete visto qualche altra partita, Wagnoman li sbaglia sempre, ma stavolta ha beccato proprio la testa di Cherry. 3-0. Mamma mia, che fortuna. Queste sono le classiche partite che quando tu fai il turnover completo le perdi. Classiche, classiche. Perché i giocatori non si sono mai trovati in campo. Qui ha sbagliato proprio l'intervento, in realtà, il portiere avversario, e quindi io ve l'avevo detto che nelle uscite non era bravo il portiere del Verona. Vedete che tutto torna, perciò vi dico sempre: analizzate i giocatori, che capite cosa potete sfruttare. Trostekong la passa a Nantes, Nantes verticalizza per Esposito che potrebbe passarla al suo compagno che stava da solo, ma lui dice no, Lucu, stai tranquillo, ero già in fuorigioco. Bravo Esposito, che sapeva che era già in fuorigioco, ma che bravo Esposito, la dovete passare, mannaggia a voi. Grande tentativo del Verona su un calcio da fermo, colpo di testa, e per poco non ci facevano secchi. Non succede più nulla, meglio così. Alberto Cherry, Faragò, Sebastian Esposito, ragazzo giovine, ci sta, la testa giusta ce l'ha. Cherry ha dato una bella prova, almeno fino a gennaio sei salvo, poi dal primo gennaio non lo so, Kumbulla inganna il Verona. Buona prova dei nostri. 3-4 mesi Valukevic, perché giustamente erano troppo pochi, 5 mesi di Faragò, i 9 mesi di Pavoletti, gli 8 mesi di Ferreira, i 2 mesi di Simeone, e grande anche Valukevic 3-4 mesi seri fa. Vabbè, specialista. Al Sardegna Arena si presenta una bella Udinese per quanto riguarda lo stile di gioco. Gang e press vuol dire che vogliono giocare la palla, vogliono pressare alti, hanno giocatori veloci, perché gang e press tende proprio a occupare, a distendersi bene un po' tutte le zone del campo. Sono molto pericolosi, vanno aggrediti alti con un bel pressing, per cui ci metteremo in 4-3 sicuro. Hanno due terzini fluidificanti molto dinamici, perché Santon ha ottime doti atletiche, cioè accelerazione e velocità. La resistenza non è altissima, attenzione, che vuol dire che si gestirà, non farà in continuazione questi movimenti, tergiverserà e ricaricherà le batterie. Sa muoversi senza palle, che vuol dire che sa anche riceverlo il pallone quando sta in attacco e farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Il suo problema è che non sa mettere le palle alte. Sa mettere sì quelle basse, ma non quelle alte. Questo cosa comporterà? Comporterà che se lui arriverà fin qui per crossare per Okaka, potrebbe sbagliare qualche volta, il che è molto positivo, perché Okaka, messo come fulcro di gioco, c'ha un colpo di testa eccezionale, c'ha una forza eccezionale e una massima elevazione molto buona, che potenziano sicuramente le sue doti fisiche, perché è alto 1,86, pesa 82 kg. Questo è tosto da affrontare, soprattutto anche con i calci d'angolo offensivi che ci metteranno in difficoltà. La finalizzazione non è altissima, però anche un minimo di dribbling io non l'avrei mai detto, però ce l'ha nel gioco. Anche un minimo di controllo palla, sa anche aggredire. Questo può fare anche l'attaccante che pressa, che però in questa partita farà lasagna. Lasagna è pericolosissimo, soprattutto se parte palla al piede, perché c'ha 16 in accelerazione, 16 in velocità, 17 con movimenti senza palla. Quindi lui è pericolosissimo, perché oltre a mettere la palla in rete e farà questo movimento ad attaccare gli spazi anche quando non avrà la palla. Ma se avrà la palla, appunto, potrà partire e non lo si ferma, a meno che non si commetterà qualche fallo. E io temo proprio che potremo avere qualche problema con sanzioni disciplinari in questa partita se non mettiamo persone concentrate. Sul lato opposto ci sta Coutris. Non lo conosco sinceramente, ma stava già nell'Udinese questo qua. Preso dall'Olympiakos. Giocatore anche dinamico pure lui, però fisicamente sta messo peggio da come struttura rispetto a Santon, però si sa muovere anche lui senza palla, quindi lui, anche lui potrà essere lanciato quando non ha la palla sui piedi. Sa mettere anche meglio i cross, quindi lui effettivamente questo movimento fin qui per mettere poi la palla sul secondo palo per Okaka lo potrà fare molto bene. Mandragora, messo come centrocampista difensivo, secondo me lui potrebbe essere più utile come regista mobile, perché attenzione, c'ha visione di gioco, la tecnica è vero, non è altissima, però sa mettere le palle basse, c'ha controllo palla, c'ha fantasia, e questo è un giocatore che ha anche un minimo di mobilità ed è un giocatore che sa palleggiare, quindi secondo me
come difensore, come centrocampista difensivo, è un po' sprecato. Certo lo può fare perché insomma c'ha marcatura, c'ha contrasti, ma del resto lui può fare anche il regista arretrato e c'ha anche una bella struttura fisica e sa dettare i tempi. Ecco perché può fare il regista arretrato e può fare tra l'altro anche quello avanzato. Messo qui, ripeto, mi sembra un po' sprecato. L'allenatore di Udinese vuole avere un baricentro molto basso e partire insomma in contropiede e poi distendersi, quindi messo qui deve far rilanciare la squadra. Centrocampista di quantità, Fofana. Sicuramente un ruolo che può fare, c'ha dinamismo, c'ha anche una bella struttura fisica, ha contrasti, ha anche un minimo in marcatura. L'unico problema che ha questo ragazzo è che c'ha 11 in senza palla e 11 in finalizzazione, che sono un po' strettini. Però attenzione, lui non solo va a recuperarsi i palloni, ma si butta in avanti, c'ha la skill, appunto, corre con la palla per vie centrali, e c'ha anche la skill tira da lontano, insieme a quel tiro da lontano 13 come statistica. Diventa davvero letale se gli viene concessa la possibilità di tirare. L'unica cosa che lo limita un po' è quella tecnica 12, che anche nel tiro significa che punterà più alla potenza che alla precisione. Poi Quina, come regista avanzato, preso dal Watford, attenzione, ragazzo prodigio, il che significa che molto probabilmente ha un potenziale elevato, c'ha già delle skill nonostante abbia solo 20 anni e ha anche una bella determinazione, c'ha fai 1-2, tira dalla distanza e c'ha persino non spazza il pallone ma rischia il possesso quando non dovrebbe, quindi è un giocatore che ha una grande opinione dei suoi mezzi e prova sempre la giocata. Mettetelo più avanti possibile, così se perde il pallone dietro ci sarà qualcuno che lo andrà a recuperare. Tecnica 15, tiri da lontano 15, questo è pericoloso pure lui con i tiri da lontano, c'ha dribbling, quindi sa saltare l'uomo, sa mettere il passaggio basso, c'ha fantasia che lo aiuta a cercare dei filtranti che nessuno vede, quindi assolutamente un bel centrocampo. Cagliari quotato a 1,33. L'Udinese è quotata a 8 perché chiaramente ha fatto una sola vittoria nelle ultime 5, ma questo significa che potrebbero anche svegliarsi contro di noi. Noi in condizione eccellente, 4 vittorie, un pareggio. Andiamo a vedere come ci mettiamo in campo. Non ci sono novità particolari per questa partita, vi avevo detto che ci saremmo messi in 4-3-3, Vigneto a destra, Kwame a sinistra, Pellegrini perché Simeone è infortunato, centrocampo titolare se non fosse che c'è Nandez al posto di Nainggolan, perché vi ripeto non mi è piaciuto, glielo ritorno all'Inter e risparmio un ingaggio elevatissimo, così mi gioco anche di più con i miei giovani come Nandez e Oliva che stanno anche andando bene. Mattiello sulla destra, fenomeno, sulla sinistra Lykogiannis perché Wagnerman era squalificato, era il Trostekong, Audero in porta, vamonos! Audero, la passa benissimo a Trostekong, possiamo ripartire, Trostekong, la passa a Mattiello, Mattiello... Che fa? Cincischia lei? Spinga! Grande intervento per Pellegri, in area di rigore il tiro sbagliato perché a tu per tu giustamente lo si sbaglia, è ovvio, è un classics di questa edizione, ma attenzione, forse era in fuorigioco. De Maio recupera il pallone e lancia subito per Okaka, Okaka è partito da solo, Okaka è da solo, tiro di Okaka fuori! Ma scusi abbia pazienza, ma possibile che sta da solo il signor Okaka? Mettiamoci un po' più bassi, va? Mettiamoci un po' più bassi, stretti va bene, ma dobbiamo metterci un po' più bassi. Mattiello per Vignato che scarta un avversario, lancia per Pellegrini, Pellegrini area di rigore, ti prego Pellegrini segna un gol. No, aspetta, è stato un palo-palo o palo interno gol? Non l'ho capita, perché se fosse stato palo-palo, colpo da proprio da biliardino pazzesco, questa la voglio rivedere, questa la voglio rivedere. Parte sempre da Mattiello l'azione, però io faccio notare, guarda il signor Pellegrini servito in profondità, va al tiro, palo. Palo gol, palo palo gol, è stato un colpo da biliardo del signor Pietro Pellegrini. Mamma mia, si è svegliato Pietro. Ma troppi ammoniti, ci abbiamo troppi ammoniti. Allora, che faccio? Sto già in vantaggio, non voglio spingermi oltre. A questo punto, istruzioni squadra e togliamo i fight tackle aggressivi. Mantengo comunque la pressione alta perché quella, se non la teniamo, poi l'avversario si prende delle libertà che io non gli voglio dare. E partita Udinese su questa rimessa laterale con De Maio per Santon. Santon ancora per De Maio. Santon ancora palla al piede. Santon in area di rigore, potrebbe andare al tiro. Attenzione, meno male che c'è il piede storto il signor Santon. Erel la butta davanti per Kwame, che è già ammonito Kwame. Palla al piede Kwame, può dribblare Santon? No, Santon ha bloccato Kwame? Non ci credo, non è possibile. Leonardo, palla al piede, è partita l'Udinese. Mamma mia, incontro piede, mi sa che hanno alzato un po' la mentalità. Leonardo, il tiro, palo esterno. Hanno alzato un po' la linea d'ingaggio, quindi mi tocca fare qualche piccola correzione. Allora... ho messo il 3-5-2, ve l'avevo detto che non volevo utilizzarlo, ma purtroppo per mantenere un baricentro basso è l'unico modulo che ho creato, quindi devo per forza sfruttarlo. Tra l'altro sono già in vantaggio, quindi
Il fatto che i terzini fruttificanti siano rotti non mi dà alcun tipo di vantaggio, in questa partita perlomeno. Corbo, perché Vignato chiaramente dovevo toglierlo, è troppo offensivo, non posso tenerlo sulla fascia. A quel punto ho tolto anche Rog, perché era ammonito, e ho messo Oliva come incontrista, così mi difende un po' meglio la parte centrale, che è quella dove l'Udinese sta sfruttando di più per penetrarmi. Si è fatto male qua a me. No, vabbè, però questa è una sfiga incredibile. Ma si rompono tutti. Qua me lo tolgo, ci metto... Gio Pedro, non posso fare diversamente. Devo per forza mettere Gio Pedro, non posso mettere il signor Cerri. Già Pellegri è una specie di prima punta. Se ci metto Cerri, chi corre? Calcio d'angolo di Nico Gianni sul secondo palo, ma la palla finisce a Pellegri. È una palla sporchissima, non ho capito neanche cosa è successo. Ma che esultanza, ha fatto un gesto inconsulto o sbaglio? Spero che abbia fatto così e non altro. Fammi vedere un po'. C'è stato un intervento sbagliato di Mandragora. E poi al di volé Pellegri ha fatto gol. Finisce 2-0. Doppietta di Pietro Pellegri, che con il Chievo Verona ci ha fatto sognare in FM19 per chi ha visto la serie su FM19. Ben fatto. Ma questa era una partita che era la nostra portata. E la prossima che potrebbe già metterci in difficoltà, perché il Bologna è in casa. Noi andiamo da loro. Io vi vorrei far vedere un attimo una cosa. Ci avevate ragione. Esiste il 10 e lode. Ma non abituatevici, perché questo non lo vedremo mai più. Adesso le prendiamo di santa ragione, ma andiamo a vedere come le prendiamo di santa ragione analizzando il Bologna. Per l'ultima partita di questo gargantuesco episodio fino adesso, perché mo finirà male, andremo al Renato Dall'Ara, dove incontriamo una squadra molto pericolosa soprattutto dalla distanza, perché hanno Orsolini, Soriano e Sansone, che appunto sono dei grandissimi fucilieri, ma ce lo dice anche il nostro rapporto qui in basso. Il Bologna si presenta con un tiki-taka verticale, che vuol dire che loro partono con un baricentro molto basso, però poi si distendono e si rendono pericolosi perché non hanno un centravanti, ma hanno Palacios come seconda punta, che è molto lento, quindi molto probabilmente giocherà di fino, di prima, in maniera tale da servire poi per le incursioni verticali di Sansone, Soriano e Orsolini. Non possiamo andare a Bologna con un modulo troppo offensivo, come un 4-3 o con un 4-2-3-1, né tantomeno con un modulo troppo difensivo, come un 4-5-1, perché chiaramente in un modo o nell'altro sbagliamo il tipo di pressing. Col 4-5-1 il pressing è troppo poco, con il 4-3 il pressing è troppo elevato. Dobbiamo cercare una via di mezzo. Io vorrei andare lì con un bel 4-4-2, in maniera tale che gli blocchiamo le fasce con delle ali sì offensive, ma più sulla mediana e non degli attaccanti esterni. Certo, il centrocampo sarà poco fornito, però è anche vero che loro si presentano con tre uomini solo sulla carta, perché solo Soriano va ad attaccare. Medel è un incontrista e Zemali, messo come regista avanzato, non è pericoloso perché ormai è vecchio e fisicamente non ce la fa. Quindi in realtà loro ci attaccheranno solo con 1, 2, 3 e 4 uomini, però partono dal basso. Quindi col 4-4-2 noi li pressiamo sulle fasce, gli facciamo capire che non gli conviene tanto sfruttare troppo una fase offensiva, e soprattutto con due attaccanti li mettiamo in difficoltà perlomeno dal punto di vista centrale, visto che loro sembrano essersi coperti molto bene. Medel messo come incontrista, è chiaro, è proprio il suo ruolo. Questo è il classico barboncino che ti va ad attaccare. Fisicamente c'è anche una bella accelerazione che gli servirà sicuramente per andare a coprire subito le avanzate dell'avversario, anche perché l'incontrista ha un raggio d'azione molto ristretto, quindi è più interessante avere una grande accelerazione che avere una grande velocità, anche se come accelerazione non serve tantissimo perché, ripeto, il raggio d'azione è davvero limitato. C'ha contrasti, c'ha marcatura, si capisce chiaramente che questo è un incontrista classico. Zemail messo come regista avanzato, non può fare il regista avanzato per quanto mi riguarda, fisicamente è proprio distrutto, ma soprattutto lui non ha fantasia, quindi non può fare il regista avanzato. Lui era una classica mezzala, un classico centrocampista che avanzava palla al piede e poteva essere pericoloso dalla distanza. Non solo c'ha 15 come tiro dalla distanza, ma c'ha pure la skill tira dalla distanza e c'è anche la tecnica che va a potenziare il tiro dalla distanza, però ormai non ci arriverà più dalla distanza a tirare, a meno che, attenzione, non concederemo al Bologna qualche azione in avanti con un calcio piazzato che potrebbe liberarlo per tirare, e allora sì che sarà pericolosissimo il signor Zemaili, che ex Napoli, me lo ricordo ancora, partiva palla al piede quando era più giovane e veramente spesso e volentieri faceva gol. Già nel Napoli di Benitez mi pare ci fosse. Vediamo Soriano. Roberto nasce come mezzala, non come regista avanzato, però può farlo perché c'ha
Tecnica, passaggi, dribbling, controllo palla e fantasia. Certo, la visione di gioco non è altissima e anche l'agilità, insomma, è appena sufficiente. Però, proprio perché c'è accelerazione, velocità e finalizzazione, io personalmente lo metterei come mezzallo, farei partire palla al piede. Però volendo, lui può fare anche il centrocampista offensivo, come tra l'altro viene schierato, perché è più uno che va a buttare la palla appunto in porta, va a tirare da lontano, piuttosto che un pensatore. Orsolini, attaccante esterno, fantasmagorico, c'ha gamba, c'ha altezza, c'ha peso, c'ha movimenti senza palla, tecnica, tiri da lontano, skill per tirare dalla distanza e tirare anche piazzando la palla, che è un plus. E poi c'è anche bel controllo palla, sa mettere le palle alte, sa mettere le palle basse un minimo, ma soprattutto sa saltare l'uomo e andare a rete. Questo è un giocatore fantastico che è stato potenziato nelle caratteristiche mentali, perché l'anno scorso era debole sul punto di vista delle caratteristiche mentali. Anche Sansone è stato potenziato, non è un fenomeno, ma di sicuro è pericolosissimo, perché c'ha accelerazione, agilità, velocità, senza palla, c'ha tecnica, tira da lontano, 14, sa anche tagliare all'interno di entrambe le ali. Questo però, secondo me, più che l'attaccante esterno, è un'ala invertita, perché sa mettere meglio le palle alte di quelle basse, che comunque ha un valore sufficiente, c'ha sì dribbling, quindi sa saltare l'uomo, però attenzione, finalizzazione un po' bassina. L'ala invertita rispetto all'attaccante esterno taglia sì verso il centro, ma non lo fa per andare a concludere, lo fa per fare in modo di attirare l'attenzione su di sé dei difensori avversari, in maniera tale che poi potrà servire un altro giocatore che va a tagliare verso il centro o attacca la profondità, quindi o un altro attaccante o un altro attaccante esterno, può quindi servire la palla sul secondo palo o appunto in verticale. Io lo vedo più così, quindi più alla invertita che attaccante esterno. Palacios come seconda punta è pericoloso solo se lo si fa dribblare, perché ha un dribbling 16, tecnica 16 che potenzia il dribbling, c'ha dei buoni movimenti senza palla, però il suo problema è che accelerazione, agilità e velocità ormai sono crollati, visto che c'ha 37 anni, quindi non mi preoccupa particolarmente se, ripeto, non lo facciamo tirare sul posto, perché se no lì sì che può avere chiaramente la tecnica, quella non la perdi mai, neanche con l'età. Come ci mettiamo? Abbiamo detto che ho 4-4-2, andiamo. Nonostante siamo fuori casa, veniamo quotati a 1,80, perché veniamo da una condizione eccellente, mentre il Bologna nelle ultime 5 partite ha fatto solo 2 vittorie, una sconfitta e 2 pareggi. Sono quotati a 4, il pareggio a 3. Io spero, insomma, di portare a casa una vittoria, perché questa è l'ultima partita che possiamo veramente avere la possibilità di giocarcela ad armi pari, perché le prossime, come vi ho fatto vedere a inizio episodio, sono veramente bruttissime. Io vi faccio vedere la tattica, ma chiaramente ne approfitto per augurare anche nella vita reale a Mihajlovic di riprendersi quanto prima. Tattiche 4-4-2, come vi avevo anticipato, io mi sposto un attimino qui. La difesa è sempre la stessa, torna Wagnumann, c'è Mattiello, sempre fenomeno. A centrocampo Palacios, Rog, Nainggolan, abbiamo detto che lo mandiamo al bar. Sulla destra però Nandez no, ci mettiamo Vignato. Sulla sinistra Sigurdsson, quindi siamo pericolosi sicuramente quando partiamo palla al piede, però se perdiamo palla qui possiamo rischiare un pochino. Pellegrini avanti perché Simeone è appena tornato, non voglio rischiarlo. Joao Pedro e Nkunku perché preferisco avere a che fare con la tecnica di Joao Pedro. Andiamo avanti, vediamo cosa combiniamo. Il Bologna ha confermato tutto, però attenzione, c'è Venuti. Vabbè, non è cambiato granché, insomma, è un giocatore che comunque non mi fa minimamente paura, sa mettere però i lanci lunghi, quindi potrebbe lanciare in profondità sicuramente qualche uomo che ha gamba tipo Orsolini. Per il resto non è cambiato granché. L'assetto tattico è quello, quindi noi confermiamo tutto quello che abbiamo detto prima. Scusa, non mi hai fatto manco vedere il gol. Così? Inizia... l'ho vista l'azione! È partita così, non ha fatto vedere nulla. Ma forse l'annulla. No, io non ho visto nulla. Vabbè, prima volta che mi capita una cosa del genere. Wagnumann è partito palla al piede, poi l'ha messa indietro. Non voleva perché gli è stata toccata da un difensore. Poi da lontano Palacios botta sul palo opposto del portiere. Vabbè. Siamo partiti bene. Cioè io non mi lamento, Non mi lamento, però insomma volevo vedere l'azione dal vivo. Erella butta davanti e pesca Sigurdsson, palla al piede Sigurdsson, si salta, si beve il signor Venuti, poi va al tiro, ma Skorupski con una mano, grande paratona. Allora Skorupski con questo vestito qua sembra tipo, che ne so, un pompiere. Non vi sembra anche voi un pompiere con questo pezzettino di sotto arancione? Vabbè,
così. Trostekong recupera il pallone, rilancia Vignato che aggancia subito, la passa a Mattiello che però stavolta si fa trovare impreparato, ma recupera il pallone subito perché lui lo sa che è un uomo incredibile. Entra di cuore Mattiello, potrebbe passarla, no, perché lui quando i giocatori quando partono la palla al centro non la mettono nemmeno se li paghi milioni, la devono portare loro, gamba al piede e andare dritti per dritti. Va bene, 1-0 finisce il primo tempo con il gol di Ezequiel Palacios al quarto minuto del primo tempo, per il resto il tiro in porta sono più o meno alla pari, il possesso palla leggermente per noi, ma insomma è una partita che non ha detto tanto da un punto di vista del gioco. Grande Rog fa ripartire il Cagliari, Rog mi piace tantissimo perché è un giocatore che ha aggressività, che ha voglia di fare, Rog va al tiro però poi lo sbaglia due volte, la terza volta segna, oh meno male, una volta che vedo che a tu per tu segnano, ma non perché c'ha la prima botta segna perché c'è stata la rimbattuta e tre occasioni ha dovuto avere per fare il gol a tu per tu, poi sembra che corrano così, ci avete fatto caso? Sembra che corrano con la testa bassa, proprio storta pure, vabbè. Audero la rilancia lunga e la passa in avanti dove trova Tomiyasu che però lo blocca e allora può ripartire Insua che serve subito Sansone, mi sa che mi devo abbassare perché ho la difesa troppo alta. Sansone, dribbling, tiro di Sansone, parata di Audero, mamma mia, ha cercato di piazzarla anche molto bene. Io mi allargo e mi abbasso, aumento il pressing e metto i contrasti, se vedo che poi continua ad attaccarmi mi metto col modulo 3-5-2 che vi ho fatto vedere in precedenza. Perché sebbene i fluidificanti siano rotti, io mi devo difendere. Sansone palla al centro e ritorna di nuovo a Sansone, che può rimetterla nuovamente al centro. Ma attenzione, il Bologna ha aumentato decisamente il pressing, ha aumentato decisamente la linea di pressing in avanti e si mettono sicuramente con mentalità o offensiva o molto offensiva perché stanno sempre davanti. C'è una punizione per noi, Roga la passa a Vignato, perdiamo palla, ma c'è Mattiello onnipresente. Poi Vignato da fuori aria, il tiro di Vignato, che gol! Di Vignato, mamma mia, che gol di Vignato, 3-0 Cagliari. Vabbè, questa è una partita senza senso, sta andando tutto bene per noi, sta andando veramente tutto bene, che occasioni incredibili, questi che hanno i giocatori infortunati e non li sostituiscono, e poi Vignato trova il tiro della domenica, così, un tiro da lontano pazzesco, però almeno Vignato è un giocatore tecnico, dai. Orsolini la passa a Medel che perde palla su Palacios, Palacios alla garra, Palacios entra in area di rigore, Palacios può andare al tiro, a tu per tu la sbaglierà perché ovviamente non la mettono mai al centro, mannaggia, oh. Ma vedi se lo fixano sto problema, vedi se lo fixano, perché questo c'è anche negli altri FM, non è un problema di questa beta, c'è sempre sto fatto che difficilmente mettono sta palla al centro quando hanno la possibilità di metterla, devono sempre tirare. Rog, sono tutti degli Inzaghi. Palla al centro per Pedro? Colpo di testa? Mannaggia, quando mi dispiace che ho venduto già Pedro. Se non mi sbaglio in Inghilterra, poi ve lo farò vedere nel mercato, perché non posso farvi vedere la storia dei trasferimenti, perché sennò vi svelo i prossimi due arrivi. E quindi non posso farvelo vedere. Mattiello si è rotto. Aglia. Questo è il momento più negativo della storia del Cagliari. Si è rotto Mattiello. Tocca mettere pinna perché non mi son portato neanche Faragò. 4-0. Vinciamo in maniera incredibile. Non lo sarei mai aspettato, ma il prossimo episodio sarà veramente bruttissimo. Ben fatto. Mi hanno stupito. Noi ci teniamo stretto questo 10 e lode, abbiamo finito in bellezza questo episodio, clamorosamente. L'ultima partita è stata qualcosa di assurdo, ma sarà che è la beta, non lo so. Comunque, buon salvone a tutti e forza Casteddu!